Amici biker, buongiorno a tutti, ciao. Siamo all'isola d'Elba, in località Sant'Ilario, e vogliamo raggiungere Madonna del Monte e poi fare il famoso sentiero, il semaforo che scende giù a Chessi. Si tratta del promontorio più ad ovest dell'isola d'Elba, una zona piuttosto impervia, meno frequentata di tutte le altre zone dell'isola d'Elba, però che riserva dei paesaggi straordinari. L'Elba, pur essendo una piccola isola, ha molti tipi di rocce molto differenti. Se tiriamo una linea di confine immaginaria tra Procchio e Marina di Campo, la parte più ad ovest dell'isola è caratterizzata dalle rocce granitiche ed è proprio in questa zona che si concretizza il nostro giro. Passiamo per una serie di punti di riferimento, quali la fattoria Pimpinella, la cappelletta di Santa Rita e qui la chiesetta della Madonna del Buon Consiglio, e dove merita soffermarsi per scegliere quello giusto. Si cominciano a intravedere le nostre due successive mete, il Poggio e Marciana. Prendiamo questa scorciatoia per arrivare direttamente a Poggio. Questa fa parte dei percorsi napoleonici. L'imperatore, benché sia stato 9 mesi nell'isola, ha lasciato la sua impronta un po' dovunque. Ora saliremo da quella stradina lì per San Cerbone, per il romitorio di San Cerbone, ma prima raggiungiamo quel punto laggiù perché è lì che c'è la sorgente della fonte Napoleone. E qui passiamo sotto la funivia che da Marciana sale fino in cima al Monte Capanne, che con i suoi 1019 metri è il punto più alto dell'isola. Occorre superare questi ostacoli ed eccoci finalmente sulla sterratina. E lì si vede la cima del Monte Capanne dove arriva la funivia. Siamo sopra Marciana e sotto si vede Marciana Marina e i vari promontori. Sì.
si incrocia ora la salita lastricata in pietra che porta al santuario di Madonna del Monte, con la relativa Via Crucis e questi particolari tabernacoli. Guardando da dove siamo arrivati, spicca il masso dell'Aquila, poco dopo il santuario, dove Napoleone aveva piazzato il suo telegrafo ottico, e sotto, sul mare, la località di Sant'Andrea. Isola di Monte Cristo, Pianosa, e quella lì è Capraia, invece le montagne che vediamo di dietro sono la Corsica. Ed eccoci finalmente al bivio del nostro sentiero del semaforo, ma proseguiamo un attimo verso i ruderi della costruzione che gli dà il nome, il semaforo vero e proprio. Amici miei, eccoci qua, al semaforo. Ecco le rovine dell'edificio in posizione strategica, con il traliccio per le trasmissioni e poi, soprattutto, la lanterna con il faro, da cui deriva il nome del semaforo. Beh, come vedete non è facile. È tutto un gradone.
i drop qua sono praticamente continui, e sono piuttosto alti. E qua è di nuovo una zona difficile, ragazzi. Bello, 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 bello! Tecnica, tecnica, tecnica qua, alla grande. La musica è completamente diversa, ragazzi, e questi ciottoli piccoli. Per adesso non ci sono grandi gradoni, qua c'è un pezzo un po' verticale, ma adesso bello, bello. E qui cosa c'è? Ah, chiuso tutto! Thank you.
lì dritto a noi il paesino di Chiesi, dove finisce il sentiero. Questo è il momento in cui bisogna stare più attenti, perché alla fine di questa discesa si è un po' provati, e quindi da non far la cazzata proprio adesso. Ultimi metri. E qui ci innestiamo sulla strada principale. Raga, ce l'abbiamo fatta. Lassù c'è il semaforo ed il pendio da cui siamo scesi. Continuiamo ora su un altro sentiero parallelo alla provinciale fino a Pomonte. Il gabbiano mi tiene compagnia. Ancora una piccola deviazione, qui siamo alla Tetovaia, una spiaggia famosa, adesso la vedremo. Ed eccoci nella famosa spiaggia di Tetovaia, è bella però è un po' affollata. Non si capisce bene, ma lì sopra c'è il Masso della Guata e tutta una serie di bellissimi trail sul granito che scendono qui sotto sulla spiaggia di Cavoli. Si sta chiudendo il giro, là infatti vediamo Sant'Ilario, luogo di partenza, e qui siamo arrivati a San Piero, dove raggiungeremo il punto panoramico su Marina di Campo per i saluti. Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, proviamo ad andarla a vedere, una chiesa veramente antica, straordinaria. Non potevamo finire meglio il nostro giro. Amici biker, eccoci a San Piero e qui si chiude il nostro giro. Che dire, un giro molto importante, un giro che ha percorso e circumnavigato la parte più ad ovest dell'Isola d'Elba, passando da Madonna del Monte, famosissimo, bellissimo, e poi dopo facendo il famosissimo sentiero Il Semaforo, e un sentiero molto difficile che scende a Chiesi, e poi tutti i panorami che hanno preceduto e hanno seguito, da prima le cittadine di Poggio e di Marciana e dopo le varie spiagge, tra cui la Tetovaia, Cavoli, insomma un po' tutte. Se vi è piaciuto il video mettete un commento e ci vediamo al prossimo giro. Ciao a tutti!